Benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione. Alfonso Signorini rivela finalmente alcuni retroscena insospettabili della sua intimità. Ecco come vive lontano dalle telecamere. Il conduttore Alfonso Signorini rappresenta una garanzia per le reti Mediaset, e da anni gestisce con padronanza il contesto mediatico del Grande Fratello, recentemente proposto al pubblico in versione ibrida. I vertici del biscione hanno infatti optato per un cast misto di concorrenti NIP e VIP, e Pier Silvio Berlusconi ha imposto un perentorio stop ai contenuti troppo triviali o irrispettosi nei confronti del pubblico. Alfonso Signorini si è adeguato prontamente al cambio di marcia, e si presenta ad ogni appuntamento bisettimanale con rinnovato entusiasmo e senza mostrare mai segni di cedimento. Eppure, il noto mattatore vanta una vita piuttosto impegnativa. In effetti, il giornalista ricopre dal 2006 anche il ruolo di direttore editoriale del Rotocalco, chi, e raccoglie puntualmente succosi scoop da offrire in pasto ai lettori. A quasi 60 anni, Alfonso Signorini si mantiene in perfetta forma fisica, e sembra non accusare mai la stanchezza. Qual è il segreto della sua eterna giovinezza? Alfonso Signorini e le sue abitudini segrete. Nonostante le dirette del Grande Fratello vadano in onda dagli studi Voxon di via Tor Cervara a Roma, il conduttore non rinuncia ad abitare nella sua Milano, e si sottopone spesso a lunghi viaggi verso e dalla capitale. Egli vive con il suo inseparabile pet, ed ha ammesso: devo tornare dal mio gatto, Teo. Se sto via troppo a lungo, lui mi ignora per vendicarsi. Alfonso Signorini ha inoltre riferito a TV, Sorrisi e Canzoni, il segreto della sua perenne energia. Si tratta di una formula che bilancia tre elementi per lui essenziali, ovvero la salute, la curiosità ed il sonno. Al di là del notorio fiuto per le notizie, tipico della sua professione parallela di giornalista, il mattatore cerca di aderire ad uno stile di vita bilanciato, e riferisce di non dormire mai più di 4 ore a notte. Nonostante le ridotte ore di sonno, Alfonso Signorini ha dichiarato di svegliarsi sempre carico e pieno di spirito di iniziativa. Gestire i suoi molteplici impegni spesso lo mette a dura prova, ed ha confessato: ho un'agenda mentale, infatti combino disastri. La mia segretaria è una santa. Il conduttore ha inoltre spiegato come riesce a gestire al contempo il lavoro in Mediaset con il suo ruolo al timone di chi, lunedì chiudo il giornale entro le 20, mezz'ora dopo faccio il punto con gli autori a Cinecittà e poi vado in onda. Prima della lunga diretta del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha preso l'abitudine di spezzare la fame con un pasto leggero e nutriente. Il conduttore si concederebbe infatti un piatto di pollo e verdure poco prima dei prime time, in modo da non accusare crolli di energia nel corso del programma.